Cartoni animati e giocattoli cercano di regalare un sorriso a tanti bambini ucraini e far dimenticare loro l'incubo della guerra. Al centro profughi di Rauz, in Moldavia, hanno trovato riparo donne e bambini grazie alla generosità di tante associazioni ed enti, tra cui Fondazione Emilio Falco. Io sono Fabrizio Protti, sono il direttore generale della Fondazione Emilio Falco, che è una fondazione di diritto rumeno, e stiamo costruendo insieme al governo rumeno un progetto per l'inserimento sociale di questi profughi, di coloro che scappano dalla guerra e che vorranno fermarsi in Romania, un progetto che coinvolge tutti gli industriali rumeni e che si conclude con l'inserimento lavorativo. Per donne e bambini oggi in fuga, la salvezza potrebbe essere a due passi dal confine. In Romania, Fondazione Emilio Falco, grazie alle relazioni internazionali e alle istituzioni, ha creato infatti un progetto che permetterà ai profughi di lavorare nelle aziende del territorio. Abbiamo già a disposizione 800 posti di lavoro messi a disposizione dal sistema industriale e abbiamo già a disposizione più di un migliaio d'alloggi. Oggi accaseremo nelle nostre strutture le prime 20 famiglie, è il primo giorno di lavoro operativo sul campo, cioè dove riusciremo ad avere appunto l'opportunità di poter cominciare a lavorare veramente sui profughi. Abbiamo avuto dei grandi colloqui con il prefetto e con altri e perciò l'idea è quella di cominciare a lavorare. La situazione è molto pesante, è faticoso mantenere un equilibrio, perché sono categorie fragili e perché ha gente che ha bisogno e perché leggi negli occhi dei bambini lo smarrimento. Di Covid non si parla più. In Romania, come in molti altri paesi dell'est, mascherine e tamponi non sono la consuetudine e l'emergenza sanitaria sembra dimenticata, anche se in realtà non è risolta. Spesso arrivano persone positive, io ho già notizie di alcuni focolai che si sono sviluppati in alcuni centri d'accoglienza, perché probabilmente ti succede anche che tutta l'adrenalina che hai in corpo sta in piedi lo stesso, poi quando arrivano in situazioni dove si rilassano, crollano e lì i casi si amplificano, quindi si accendono i focolai.